Ci tengo a precisare poi una cosa molto importante. I soci non è che non possono ottenere affidamenti presso la propria banca. Ci sono dei limiti percentuali disposti dalle normative, quali soci devono tenersi. E quando un socio è affidato nella banca, così come fanno tutte le banche, noi lo detraiamo dal patrimonio sociale. E comunichiamo regolarmente ogni 3 mesi questi dati alla vigilanza. Quindi è falso il fatto che i soci vengano a portare, anche se detto anche i contanti, ma questo non è vero. E se fosse, ci fosse stato qualche versamento di contanti, è nell'ambito della normativa antiriciclaggio, quindi sono tutte cose permesse dalle normative. Non ci sono state violazioni, lo dice la stessa relazione, non ci sono state violazioni delle norme antiriciclaggio. Questo è fondamentale.